mi comunicano che abbiamo una telefonata. Non so chi sia al telefono, però pronto? Sì, pronto, buonasera. Sono Franco da Milano. Buonasera, Franco. Buonasera. Volevo fare una domanda al signor Serafini. Prego, è tutto orecchio. Perdonatemi, più che una domanda, era solo una semplice riflessione. Io sono un grandissimo tifoso del Milan. E so che anche il signor Serafini lo è, tant'è vero che non ha mai nascosto la sua fede nelle varie trasmissioni in cui è spesso ospite. E gli volevo rivolgere una domanda, che in realtà mi dispiace, io ho veramente molta stima del signor Serafini, però il problema è che io, mi dispiace dirlo, io sono solito frequentare i locali milanesi e l'ho trovato in più di un'occasione insieme dei giocatori del Milan in condizioni pessime in giro per i locali. Mi perdoni, mi faccia finire perché purtroppo... Però lei non può attaccare così un giornalista, perdonami, no, Franco Rossi, in questo caso. Io mi sono sentito tradito in qualità di tifoso milanista perché il signor Serafini, che ci ha sempre rappresentato in maniera egregia, mi dispiace dirlo, è stato più di una volta. Io mi perdono, signor Serafini, però signor Franco, si metta nei miei panni. Lei rappresenta anche la squadra per cui tifa, quindi mi perdoni, ma cerchi di contenersi, anche perché insomma l'abbiamo visto più di una volta spaccare bicchieri, bere. Insomma, signor Franco, mi scusi, tra l'altro sappiamo che lei... Che non si chiama Franco, tanto per cominciare. Si chiama per caso Massimo, lei? Dai, ti abbiamo scoperto. Buonasera Massimo Ambrosini, che ha dato una versione ufficiale di quelle che sono le notti di Luca Serafini. Grazie Ambrosini. Grazie Massimo. E finalmente grande. Diciamo. Ambrosini, buonasera intanto. Ma... E grazie per questo. Che non ci cascasse all'inizio. Luca, se vuoi rispondere, perché no, così... me l'ho detto io, ho detto io faccio delle cose da embriaco e le continuerò a fare, delle quali mi vergogno il giorno dopo, ma le continuo a fare. Ai giocatori succede, Gattuso ha chiesto scusa, ha detto lui per primo, quest'anno ne ho fatte più di una di cose, la questione è finita lì. Volevo sapere dove ti metti lo scudetto quest'anno. Mi sa che bisogna mettere la Coppa Italia da qualche parte a questo punto. La risposta è... State ancora festeggiando, Ambrosini, complimenti per questo scudetto. Festeggiando il secondo anno... Luca per festeggiare, no? Certo. Stanno festeggiando il secondo compleanno di Federico, del quale sono padrino e che... Auguri, tanti auguri da Nova Stadio. Massimo, una domanda te devo fare, però, insomma, su questo fatto di Gattuso. Cosa ne pensi? Cosa hai da dire? Se vuoi dire qualche cosa. E poi un'altra domanda te la faccio sul futuro, magari. Sì. Su Gattuso, allora, che è il tuo compagno di squadra, cosa ne pensi di quello che è successo? In quei momenti l'euforia ti fa fare cose che a mente fredda non faresti, quindi è successo a me, è successo a lui e... È successo a me. Succede, amen. Resti al Milan? Sicuro, penso che sia il primo a essersi reso conto che era una cosa che non doveva essere fatta. Resti al Milan, vero, al 100%? Come, scusa? Resti al Milan al 100%. E chi mi prende? Non lo so, noi ti prendiamo, se vuoi venire qui, abbiamo una scuola di calcetto al massimo. Saresti un grande opinionista. Sobrio oltretutto. Lo so, ti ruberei il posto. Ambrosini, con Serafini vi vedete dopo la trasmissione, vero? Cioè, ci sono tante persone che hanno voglia di vedere Luca. Grazie Massimo Ambrosini, in bocca al lupo per il futuro, a te al Milan e grazie per questo scherzo divertente, insomma, per Luca.